Gentili amici telespettatori, buon pomeriggio. Siete collegati con lo Stadio Comunale Saverio Spinella in Melito Porto Salvo. È Domenico Salvatore che vi parla e vi saluta, vi augura buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sulla partita del campionato di prima categoria Borgo Grecanico Bianco. Sono in compagnia del collega Ivano Verducci, buon pomeriggio. Che vi legge subito le formazioni. Sì, allora 17ª giornata, seconda di ritorno, Borgo Grecanico contro Bianco. Il Borgo Grecanico giocherà con Falcone, Martino, Sgro, Mangiola, Iamonte, Nucera, Manganaro, Foti, Scaramozzino, Obinna e Martino. In panchina abbiamo Cilione, Laganà, Principato, Romeo Pietro, Zito, Zerbi, Violi, Romeo Domenico e Russo Nicola. La squadra ospite, il Bianco, giocherà con Cotroneo, Galluccio, Reale, Vitetta, Francesco, Alvaro, Galluccio, Marte, Levecque, Maviglia, Francesco, Maviglia, Salvatore e Trimboli. In panchina abbiamo Romeo, Ferraro, Raschillà, Nicita, Scipione, Romeo e Taliano. Vitetta, Francesco è l'allenatore del Bianco, mentre per il Borgo è sempre Cormaci. Arbitra Muraca. Ecco di nuovo il microfono a Domenico Salvatore per questo inizio di incontro. Finalmente si comincia in orario. Posso già annunciarti il tifo degli ultras con i fumogeni, i bandieroni, insomma sempre un bello spettacolo qui al Saverio Spinella. Fumogeni colorati naturalmente, in sottofondo le Sandokan, Mefisto, petarde, bombette, castagnole, trick track e mini cicciole. Sì, e chi più ne ha più ne metta, un bello spettacolo sportivo dagli spalti di questo campionato di prima categoria. L'ho detto tante volte, poche sono le tifoserie così organizzate. Un folklore a cui ci stanno abituando gli skinhead, hooligans, ultras, contras, aficionados, campesinos, peones. Il bello di questi tifosi è che seguono il Borgo anche in trasferta. Diciamo che questa squadra che oggi è in maglia gialla ha riportato l'entusiasmo sportivo a Melito Porto Salvo. Borgo Grecanico alla destra dei nostri teleschermi, casacca canarina, pantaloncini e calzettoni neri, mentre il Bianco si schiera alla sinistra lato monte ovviamente con una casacca a strisce verticali bianca azzurra, diciamo così. Sì, è la tipica maglia del Bianco. Io ero andato qualche annetto fa a vedere un bel derby in seconda categoria, mi pare fosse Samo Bianco, e si schiera sempre con questa maglia bianco a strisce verticali, bianco azzurre, tipicamente utilizzata dal Pescara per lo più per ricordare le grandi. Attenzione all'attacco ora del Bianco, si poteva fare pericolosa questa incursione in aria di Maviglia, nulla da fare. Ritorniamo a dire, sembrava quindi una maglia simil Pescara, la solita maglia giallo-oro da parte del Borgo. Il Bianco è arrivato in riva al Mauro Simone col chiaro intento di strappare un risultato utile per la sua classifica. Sì, la partita di oggi ha un'importanza, una duplice importanza, perché può essere il trampolino di lancio, diciamo, per il Borgo, può farci capire che intenzioni ha, che cosa vuole dire a questo campionato la squadra di mister Cormaci, dall'altro è il Bianco che deve cercare di uscire dalla zona dei play-out, quindi una partita che sicuramente ci farà divertire e sarà giocata senza diciamo alcun
cosa reverenziale da parte delle due squadre. Un minuto e 35 nel primo tempo a Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, non è successo proprio niente, Ivano. No, ancora non è successo nulla, siamo appena all'inizio. Dicevamo che oggi il Borgo è in crisi di risultati, quindi deve cercare di uscire dal tunnel, di invertire questa rotta, la rotta che sarebbero una serie di risultati negativi. Ci aveva deliziato prima delle feste natalizie, in special modo a delle ottime partite che avevano portato anche in cascina un bel gruzzoletto di punti. E oggi è la partita della svolta, perché il Bianco non è una squadra di alta classifica e quindi bisogna che i ragazzi di mister Cormaggi si impegnino al massimo per portare a casa i tre punti, perché per capire poi in effetti se il Borgo vuole proseguire e quindi tentare la strada dei playoff, oppure si dovrà accontentare di un campionato comunque di medio-bassa classifica. Sono i primi momenti di studio, stanno studiando un po' tutti, certo non sono come gli studenti di Harvard, Cambridge, Oxford o dell'Università del Massachusetts e della California e perfino del Politecnico di Torino o del Politecnico di Milano, della Sapienza, del Sacro Cuore, però studiano. Sì, il calcio comunque è fatto di passione, non è, secondo me non è un'opinione, il calcio è arte, si può essere più o meno portati, può essere eclettici, dotati di talento, cioè che con il talento si nasce, quindi ora vediamo un po', bisogna anche tenere conto degli allenamenti che sicuramente dopo le feste di Natale si sono intensificati, sono stati svolti in maniera migliore. Vediamo se questo 2019 comincerà a portare qualche punto al Borgo, naturalmente ripeto non sarà vittima sacrificale il Bianco, che non è venuta qui a perdere l'incontro. Né per fare soggiorno in turismo, intanto diamo un'occhiata al modulo tattico, si parte da un 4-4-2 a ambo le parti perché non ci sono timori reverenziali né sudditanze psicologiche, che può modificarsi nel prosieguo del match, può diventare cioè un 4-3-2-1, un 4-3-1-2 e perfino un tridente con un 4-3-3. Ivano. Diciamo che oggi il Borgo mi pare che sia partito con il solito 4-3-2-1, quindi con i quattro di difesa, Martino, Mangiola, Sgro, poi abbiamo a centrocampo Iamonte, Nucera, Manganaro, Obinna naturalmente attaccante coadiuvato da Nucera e da Martino Annunziato, che sono due tra i più importanti elementi di questa squadra naturalmente, ma anche di questo campionato, perché hanno all'attivo ben 16 gol se non erro tutti e due, mentre per trovare un cannoniere del Bianco bisogna andare bisogna scendere diciamo di classifica e vedere che vi è la classifica dei marcatori. Attenzione ora all'attacco del Bianco in aria, supera e salva sulla linea Mangiola, salva Mangiola sulla linea, era la percussione di Maviglia che aveva portato a Trimboli a toccare con poca forza il pallone. Nel periodo non collegato è andato in onda uno dei valori morali e ideali che lo sport sa dare, c'è una scena di bon ton
fair play, buone maniere, galateo, garbo, civiltà e stile, cioè quella restituzione della palla che è un po' il tema di tutti i match. Sì, si è vista spesso, si comincia a vedere in questi campi, ormai è stato recepito questo discorso da parte dei giocatori, quello di restituire la palla in caso in cui uno è per terra e quindi viene messa in fallo laterale, in out, sulla linea dell'out. È un'ottima cosa. Speriamo che si continui su questa strada. Intanto stavamo dicendo che il marcatore con quattro reti è Taliano del Bianco, uno dei più importanti, diciamo, di questa partita, mentre il Borgo, non lo dimentichiamo, ha dalla sua 8 gol di Obinna e poi segue Martino con 6 gol. Quindi abbiamo 14 gol da questi due gioiellini della corte di Cormaci. Proviamo ora a commentare qualche sprazzo di partita. 7 minuti e 30 nel primo tempo al Saverio Spinella di Melito Porto Salvo, non è cambiato niente. Mi sa tanto che qui dobbiamo consultare il foglietto illustrativo o il bugiardino. È una partita che si sta giocando alla presenza di un discreto pubblico, certo non è affare per i bagarini, ma... Sì, oggi il pubblico, ci sono delle presenze minori rispetto alle altre volte, non vorrei si fosse sopita quell'entusiasmo che c'era stato, ripeto, tra novembre e dicembre. Non è giusto questo, un paio di partite in cui il Borgo non ha portato a casa punti non significa che bisogna fermarsi qui, e quindi il pubblico è attenzione all'attacco ora del Bianco, deve uscire dalla porta di testa, addirittura fuori dall'aria pure Falcone, la palla rimane lì, un tiro innocuo, blocca facilmente Falcone. Innocuo perché nel frattempo Falcone era rientrato fra i pali, perché è dovuto uscire come un kamikaze sull'attaccante, lanciato a rete di testa, ha spazzato e sul prosieguo poi con una azione in profondità il Bianco ha avuto la sua seconda palla gol a fronte di 0 palle gol per i padroni di casa. A me piacciono tanto questi gesti tecnici, quelli cioè che il portiere riesce ad essere tra virgolette portiere anche fuori dall'area, in questo caso è diventato difensore, è uscito fuori dall'area a fermare un'azione d'attacco del Bianco colpendo la palla di testa, allontanando un po' il pallone che è arrivato preda di Trimboli, che comunque Falcone era ritornato poi tra i pali e non è riuscito ad indirizzare il tiro in maniera impeccabile e Falcone quindi ha potuto parare. Ma secondo me è ottima questa idea da parte di Falcone di uscire per aiutare i compagni quando si trovano in difficoltà, in special modo in questi palloni lanciati in velocità verso Maviglia. Non è il tiki-taka, ma comunque una partita che si sta giocando a viso aperto, ordinata, senza barricate e senza neppure farsi prendere dal panico. Sì, ancora non è che possiamo giudicare questo incontro in maniera conclusiva. Per ora sembra esserci una fase di studio, anche se vedo più motivati i giocatori del Bianco che riescono comunque a gestire la palla, a cambiare gioco, a trovarsi facilmente, come in questa occasione, attenzione a Maviglia Salvatore, offre per il cross al Reale, cross che va a terminare direttamente sul fondo senza alcun problema per la retroguardia in maglia gialla. Senza esagerare possiamo dire che fino a questo momento, a nostro avviso, questa è la nostra opinione ovviamente, sì che Simpliciter lo abbiamo ribadito più volte fino alla naia, a nostro avviso quindi fino a questo momento si è vista in campo solo una squadra, il Bianco, che ha avuto 2 palle gol per sbloccare il risultato.
Sì, fino a questo momento il bianco ha fatto la partita, però bisogna stare in così attenti a seguire che il Borgo deve carburare ancora, lo attendono i tifosi che oggi espongono anche uno striscione un po' polemico, come a dire tirate fuori gli attributi, anche loro vogliono essere aiutati in questo, i giocatori dal pubblico, quello di riuscire, però un risultato positivo potrebbe far uscire proprio veramente dal tunnel questa squadra. E, se posso avventare una opinione mia, da quando Binna non ha più segnato il Borgo non ha più portato punti a casa, ecco, forse questo ragazzo, perché poi è un giovanissimo, un giovane, deve essere aiutato di più dai vari cosiddetti Archimede del centrocampo, coloro i quali devono inventare delle giocate o degli assist, e poi sarà compito suo sfondare la rete. Si gioca in un pomeriggio di sole, quindi non è il caso di parlare di repoli etnei, soffioni siberiani, freddo cane, gelo polare, scenario per Zanna Bianca, il richiamo della foresta, e quindi scatenare la fantasia letteraria di Jack London. Rispetto ad altri giorni, oggi non ci possiamo tanto lamentare, il freddo non è poi così eccessivo, naturalmente siamo ancora in inverno proprio, ma ci sono stati dei momenti in cui abbiamo sofferto di gran lunga di più, in maniera maggiore rispetto a quello che stiamo soffrendo oggi. Non cantare vittoria, perché ancora c'è il secondo tempo. Comunque le squadre si stanno affrontando un po' alla camomilla rispetto ad altri match in cui abbiamo visto le Spitfire correre da un punto all'altro del campo. Certo, non c'è lo spirito di avventura di Jimmy Hawkins in L'Isola del Tesoro o di Indiana Jones in I Predatori dell'Arca Perduta. Ancora mi spiazzi con queste citazioni perché sono veramente eccezionali. In effetti ancora la partita non è entrata nel vivo, secondo me non abbiamo visto un granché, qualche importante azione d'attacco del bianco che però non ha dimostrato ancora la sua superiorità, se sempre che ci sia. È venuto qui a dire la sua, è venuto qui sicuramente a fare punti. È riuscito in due occasioni a creare problemi alla retroguardia di Mister Cormaci, dei ragazzi di Mister Cormaci, ma nulla di che, la partita è veramente alla camomilla ancora. Il direttore di gara, il signor Marco Muraca della prestigiosa sezione di Lamezia Terme, fino a questo momento ha dovuto timbrare il cartellino della disoccupazione presso il locale ufficio di collocamento. Sì, sì, poi forse non ha dovuto fischiare ancora nemmeno un calcio di punizione e siamo già ad un... sono almeno passati più di 10 minuti ora, non ho un quarto d'ora e quindi ancora non ha dovuto fischiare nemmeno un calcio di punizione, quindi le due squadre si stanno comportando davvero bene, stanno giocando. Ora il Borgo sembra aver preso, diciamo, a giostrare, ecco, qualche pallone, a fare qualche passaggio, il tiki taka come lo chiami tu, o il torello come si diceva un tempo. Attenzione ora a Martino, non riesce a superare Reale, recupera palla ora però Manganaro da Scaramuzzino. Scaramuzzino cambia tutto Foti, non riesce a tenere in campo il pallone Iamonte, la palla si perde sull'out di sinistra. In difesa il bianco deve cercare di impostare questa azione. Intanto i Peones e gli aficionados a bordo campo stanno inscenando un tifo pazzesco, infernale. Sì, ci stiamo divertendo
diciamo la verità, più con gli ultras che con questo incontro giocato. Sono impressionanti, non mi aspettavo un tifo così caloroso, era dagli anni, fine anni 80, inizio degli anni 90 che a Melito non si vedeva un tifo organizzato in questo modo, ma organizzato davvero bene se uno segue anche i campi delle categorie superiori, anche professionistici. I campionati professionistici non hanno dei tifosi così, degli ultras così, anche se forse certe volte è meglio, perché vediamo che alcune tifoserie organizzate creano non pochi problemi di ordine pubblico, mentre l'educazione naturalmente sportiva che vediamo qui, fin quando non si travalica in alcune dimostrazioni, è sempre un bello spettacolo che fa sorridere e fa divertire. Calcio di punizione ora per il bianco ad una trentina di metri dalla porta, sono pronti Galluccio e Trimboli, mentre si piazza la barriera a 6 addirittura del Borgo. Maviglia Salvatore va a prendere posizione, vediamo sulla fascia destra anche Marte, è pronto ad incunearsi Maviglia Francesco, tiro direttamente in porta, telefonato e viene poi messo in fallo laterale, addirittura il Borgo guadagna il fallo laterale perché l'errore di Galluccio è evidente, si fa mettere la sfera sui piedi, la tocca male e questa va a finire in out. Fallo laterale battuto da Martino Antonio, cioè Martino Antonio in possesso palla da Mangiola. Mangiola a Foti, giochetto di Foti, un sinistro velenoso, qui è riuscito a fare un gioco davvero da grande artista. Pallone per Martino, non era girato dal punto giusto per poter impattare questo pallone. Si riprende con il bianco, chiede palla Maviglia Francesco, si riesce a farsi mettere la palla in fallo laterale, è pronto a battere ora con il numero 2 Galluccio della squadra biancoceleste. Si fa vedere anche Galluccio, a te Domenico. 18 minuti e 44 nel primo tempo, il rombo delle macchine sta per cessare, anche perché il primo giro, il cosiddetto giro di prova, è bello e finito. Sì, si comincia, eccolo qua, ma Nucera supera il centrocampo con una bella triangolazione assieme a Iamonte, fallo questa volta, viene fischiato in attacco addirittura Nucera che non è d'accordo con la decisione di Muraca, l'arbitro invece spiega con molto savoir-faire, come si direbbero oltralpe, che il fallo è giusto. Nucera magari è entrato con un po' di veemenza su questo pallone. L'arbitro ha fischiato, si riprende con il bianco che supera ora la linea centrale del campo, si fa vedere con il numero 7 Marte che non arriva prima di Mangiola, che si impossessa di Scaramuzzino, si impossessa del pallone da Mangiola. Mangiola vede Foti, Foti controlla, alza gli occhi, ecco Nucera. Nucera, Martino Annunziato torna a centrocampo e ricomincia la sua andatura, svaria quindi dalla parte sinistra fino alla destra, Iamonte crossa per Obinna, se sbaglia il difensore Obinna, riesce di testa verso Martino, nulla da fare. Si parte con il fioretto, si passa alla spada e infine la sciabola, vedremo quel che potrà succedere nel prosieguo di questo match che non sta incantando e non sta riscaldando proprio nessuno. No, ancora nulla di fatto, non ci sono state grandi azioni d'attacco, o meglio non ci sono stati dei tiri in porta che hanno potuto impensierire i due portieri, cioè Cotroneo del Bianco e Falcone del Borgo, ma soltanto delle interessanti azioni, ma si possono contare sulle dita di una mano, per lo più azioni del Bianco, ed ora quella
del Borgo di Ora, in cui cercano Obin, come in questo momento. Obin non riesce ad arrivare al pallone perché Marte lo tocca quel tanto che basta per mettere la palla in out. Lo stesso Obin lascia che a battere sia Nucera. Se hai un navigatore satellitare o se vuoi consultare la profezia di Nostradamus per vedere se il golletto arriva, no, non sfogliare la margherita mi ama, non mi ama. Vedremo, spesso ci azzecchiamo in questa partita. Non... intanto continuano le sante barbare qui. Questa partita non credo sia destinata al risultato ad occhiali, come mi hai insegnato a dire tu, ma credo che il gol uscirà. Bellissima questa triangolazione tra Obin, Martino e Scaramuzzino. La palla però quel tanto viene toccata un pochettino più forte da Martino ed esce nell'out, e quindi si rimette in gioco il portiere del bianco. Iamonte recupera un ottimo pallone a centrocampo, dialoga con Nucera, c'è Obin che chiede palla, Iamonte non lo serve, preferisce toccare per Nucera che perde il pallone. Di solito il trainer di casa, Antonio Cormaci, si esibiva in urli e grida da stadio, ovvero nella parte di Giorgio e Alfredo Germont in La Traviata alla Scala di Milano, con la voce del mitico Luciano Pavarotti. Però oggi è moggio, tranquillo. Cosa sta succedendo? Sì, addirittura, giustamente come hai fatto notare, Cormaci cerca magari di dare maggiore tranquillità al Borgo. Forse il problema del Borgo è proprio quello, è la mentalità che è cambiata psicologicamente. Non riesce a trovare il bandolo della matassa. Aveva fatto sognare il popolo di Melito, riuscendo ad arrivare anche addirittura a ricoprire la terza posizione. Poi, da quel incontro contro il Pellaro, che è stato sospeso, da quel momento in poi una serie di errori hanno portato la squadra a non racimolare nemmeno un punto in e quindi il problema credo sia proprio lì, sotto l'aspetto psicologico della squadra. Magari cerca di non creare, di non fare troppe chiacchiere, ecco, mister Cormaci, e mantenere calma la gara. Chissà se nel secondo tempo farà così, se la partita continuerà ad essere questa si arrabbierà sicuramente negli spogliatoi, cercherà di spronare i suoi ad un movimento migliore. Nucera, intanto ottimo il pallone per Martino, è a due mastini come Galluccio e Reale, viene fermato. Un dialogo tra sordi e muti non è certo quello tra Sandokan e Yanes de Gomera. No, ma qui è stato veramente ben marcato dai due mastini di centro di difesa della squadra Locridea. Abbiamo visto che il numero 5 che è Alvaro e il numero 2 che è Galluccio e anche Reale comunque sono degli atleti di una certa levatura e con un fisico statuario, e che ci vuole, diciamo, un'ottima giocata tecnica da parte degli avversari per poterli superare. Non dobbiamo confondere la posizione di classifica del bianco come una squadra materasso. Calcio d'angolo ora per il bianco, si salva in qualche modo il Borgo. Match sonnolento, sonnacchioso. Acqua di rosa, camomilla, però il bianco almeno ci ha provato. Sì, e ci prova ancora in continuazione. Abbiamo visto un altro calcio d'angolo battuto dal bianco, un altro Clossinaria, ma Maviglia trovato in posizione irregolare da Muraca.
il bianco prova a fare sua la gara. Ne approfittiamo di questi momenti, chiamiamoli così, di pausa per ricordare un po' la classifica. Questa oggi è la 17ª giornata, abbiamo detto, quindi fino alla 16ª avevamo primissima il Ravagnese con addirittura 10 punti in più delle due che seguono, cioè Polisportiva Bovese e Rosarno Calcio. Poi a 29 abbiamo la Deliese assieme al San Giorgio, a 28 Propellaro, seguono il San Romberto con 26 assieme alla Fortitudo. Poi ritroviamo Saint Michel e Borgo a 22 e Scillese a 20. Quindi la zona calda, la zona dei playoff, vede il Bianco 17, Palizzi 14, San Gaetano 13 e Ludos Vecchia Miniera con 8. Ultimissima è il Real con 5 punti, quindi anche qui non è detto... Non è detto che il Real debba fare la parte, proprio la vittima sacrificale, quindi ci sarà da divertirsi anche nella zona bassa e il Borgo a questo punto deve stare attento a non farsi risucchiare, perché il Bianco ha 17 punti e il Borgo ne ha soli 22, quindi bisogna stare attenti ed essere concentrati in questo primo campionato per questa matricola di prima categoria, per la prima volta in questa serie. Non sono dei veterani di questa categoria, quindi si può ben capire che qualche errore lo abbiano commesso. ...21:25 nel corso della prima frazione di gioco al Mauro Simone alias Saverio Spinella, il risultato è sempre inchiodato sullo 0-0, è un Borgo quasi irriconoscibile, direbbe Ivano, senza mordente, senza caparbietà e senza grinta. Sì, rispetto alle partite che avevamo gustato a novembre e a dicembre, il Borgo sembra totalmente cambiato, eppure gli 11 in campo bene o male sono sempre gli stessi, forse possono cambiare 2 su 11, ma non si riesce a capire questo calo da cosa è dovuto. Magari lo chiederemo poi, se non è che sia facile che un allenatore possa dire la verità, nel senso possa spiegare se ci sono dei problemi all'interno dello spogliatoio, non lo so, ma non credo. Forse è il fatto che tutte le matricole soffrono proprio questo, l'impatto iniziale è il migliore, poi pian piano scema tutta la situazione. Niente, il Borgo oggi non sembra essersi ripreso, vedremo da questo 20° minuto in poi. Ottimo Bina, fa quasi tutto il campo, poi non tira direttamente dalla tre quarti, anche il pallone viene toccato male, cincischia, ecco, e quindi il rimbalzo non lo favorisce. Palla che arriva direttamente tra le mani del portiere Cotroneo del Bianco. Bianco ora che supera il centrocampo con Marte che perde il pallone, lo recupera Martino. No, ecco il passaggio errato di Manganaro, non riescono a dialogare come un tempo i giocatori in maglia gialla. Fallo laterale ora per il Borgo. Forse non sono riusciti a smaltire i trigliceridi natalizi, ma l'Epifania è già passata da un pezzo e l'Epifania tutte le feste porta via. Ancora c'è qualche traccia di torrone, panettone, crespelle, zippoli, frittole e curcugi, ne facciamo buona croce, ma ho il tempo di trottare, ovvero in mancanza dei cavalli trottano gli asini. In questa partita voglio dire, si vede che il Borgo è in difficoltà. Nelle partite precedenti dobbiamo dire che la sosta per il Borgo è stata minore, perché ha dovuto recuperare il giorno della Befana riuscendo a portare un bel regalo per il Borgo e il Carbone, mentre un bel regalo alla Propellaro che era riuscita a tenerla sullo 0-0
a dicembre, ma poi è stata surclassata, diciamolo chiaramente, sul 3-0 in quel recupero. Da allora le feste, dici tu, i problemi dovuti ai trigliceridi o alle cose da mangiare, non lo so se è così per gli atleti di questa categoria, che comunque sono tutti dei giovani con un fisico adatto a smaltire l'inimmaginabile, però vedremo se oggi riusciranno a fare qualcosa in più. Fino ad ora no. La tifoseria fa boccucce, spallucce, con le gambe a cavalcioni, segue quasi distratta questo match che fino a questo momento non ha fatto saltare il tappo della valvola mitralica e non c'è nessuna fibrillazione in vista. No, niente, il pubblico è presente, anche una buona rappresentanza di tifosi ospiti, naturalmente non organizzati, ma molto rispettosi e sportivi, che tifano per la loro squadra, quindi per il bianco, in maniera composta. E, come hai detto tu, molti sono con le gambe a cavalcione, ancora non decolla questo incontro, e siamo qui a vedere un po' come andrà a finire. Intanto c'è un calcio di punizione per il Borgo, è uscito in quanto si è infortunato un giocatore del bianco, non abbiamo visto chi, viene chiamata la panchina, forse ci dovrà essere un cambio. Calcio di punizione battuto direttamente in porta, Cotroneo blocca questo pallone, però il tiro di Mangiola era un tiro telefonato, ecco. Non poteva impensierire più di tanto. D'accordo, ma era molto angolato, tanto che il portiere l'ha visto all'ultimo momento e si è prodotto anche qualche abrasione. Sì, il portiere si è dovuto tuffare e fare proprio un volo plastico dal centro dell'area, è andato dall'altra parte della sua porta, quindi a sinistra, si è tuffato e rimane anche zoppicante perché ha avuto qualche problema al ginocchio poi nel tuffo. Il principe dei cronisti, l'avvocato Niccolò Carosio, direbbe si scatafascia in orizzontale. Ed è esattamente quello che è successo, perché si è davvero scatafasciato in orizzontale, ha bloccato il pallone con un bel gesto tecnico, ma ha dovuto l'impatto, diciamo, con il terreno del ginocchio. Bellissimo Binna, riesce a sgusciare su due difensori e poi si fa ribattere il pallone, che era un assist eccezionale per Martino, che lo aveva seguito riuscendo a capire l'intenzione di Obinna. Se si sveglia Obinna, credo che si svegli tutto il Borgo. Obinna deve ricominciare a segnare di nuovo se vuole il bene di questa squadra. Il tifoso urla, grida, spara qualche bombetta, ma la sua fino a questo momento è una voce di colui che chiama nel deserto. Sì, la voce che parla nel deserto, perché in effetti, o come si dice in dialetto, un do bumbulo, perché non riusciamo a far decolare questo incontro. Attenzione, Martino salta due avversari, poi si perde dialogando con Obinna. Foti favorisce l'errore della difesa, Obinna si impossessa del pallone, poi Cotroneo recupera, mentre Obinna era riuscito a levare la palla dal numero 2 del bianco Galluccio, a portarsela quel tanto che basta avanti, ad essere a tu per tu con il portiere, ma viene fermato poi all'ultimo proprio da Cotroneo. Nella ripartenza Maviglia si scontra con Sgro, ma nulla di che, è un normale fallo da gioco, si ricomincia. Maviglia, attenzione, perché è una vecchia volpe dei campi di gioco, è famoso per i suoi gol col fiocchetto. Maviglia è un veterano di questi campi e di queste categorie per lo più. In effetti viene guardato a vista sia da Sgro che da Mangiola,
è stato lui fino ad ora a dare qualche problema a Falcone nelle poche azioni che comunque il bianco è riuscito a portare a termine, cioè a portare proprio Maviglia al tiro. Eccolo qua che chiede palla ma viene fermato da un ottimo intervento a centrocampo di Manganaro, che forse non è preciso nei passaggi, però trottola avanti e indietro e non perde mai il fiato, ecco. E hai visto con l'azione precedente, come hai ben detto tu, il portiere è rimasto claudicante, addirittura ora si tocca il fondo schiena, qualche problema, si è anche tolto i guanti, qualche problema al quadricipite della gamba destra. Sì, perché ha fatto un intervento proprio vicino al palo, non vorrei che... Sì, si è tuffato dal centro dell'area per arrivare su quel calcio di punizione precedente del Borgo di qualche minuto fa. Lo sforzo magari per effettuare questo volo, chiamiamolo così, ha potuto portare qualche strappo. Non era un missile terra-aria della serie Cruz o della classe Pershing, ma comunque era una staffilata diretta proprio nell'angolino basso alla sinistra del portiere, velenosa quanto una manita falloide. Sì, più che un missile terra-aria, giustamente poteva essere una sciabolata, ecco, chiamiamola così, un'arma bianca, ma un tiro velenoso, giustamente, come hai detto tu, che poteva portare questo gol che magari accenderebbe la partita, perché le squadre sembrano ancora studiarsi e forse il gol di uno o dell'altra magari potrebbe accendere l'incontro anche sotto l'aspetto dello spettacolo. E intanto serve una sostituzione per il bianco. quasi 38 nel primo tempo, c'è già una sostituzione in vista nelle file del bianco. Sì, è pronto ad entrare Scipione, che ha sostituito quindi il giocatore che era rimasto infortunato in precedenza, entra quindi con il numero 16 Scipione. A dire il vero io ancora non ho individuato chi è il giocatore che è stato sostituito per il bianco, ma lo daremo non appena verremo in possesso. Ora un ottimo pallone per Maviglia che viene fermato all'ultimo secondo da Mangiola, avrebbe favorito poi la possibilità di trovare Mangiola a tu per tu, Maviglia scusate, a tu per tu con Falcone. Controreplica del Borgo, Iamonte sbaglia, recupera il centrocampo del bianco, a sua volta Nucera con Foti con Scaramuzzino cerca Mangiola, lancio per Obinna controllato benissimo da Alvaro e Galluccio. Ora Manganaro verso Martino, percussione centrale fermata, Maviglia si mette da solo la palla in fallo laterale, era comunque ostacolato sia da Iamonte che da Foti e quindi era in difficoltà. Mi sa proprio che colui che è uscito è Reale, se non sbaglio il numero 3 del bianco. Mi pare che sia stato sostituito proprio da Scipione quando siamo giunti al 39esimo, quindi una sostituzione verso il 37esimo minuto, quella di Reale che non quindi ce l'ha fatta a rimanere in campo. Caratteristica di questo match possiamo dire l'assenza quasi totale di proteste, ma cosa sta succedendo? In ogni match a cui abbiamo assistito ci sono state delle proteste clamorose, fin dal primo momento un assedio per l'arbitro, invece oggi niente, come mai? Cosa sta succedendo?
cosa vogliono? Un arbitro rilassato, tollerante, comprensivo, indulgente, permissivo, remissivo, morbido, soffice. Ma no, non vuoi, vuoi aizzare gli animi. Mi sa che è meglio così. Forse è il riassunto, ecco, di questa gara, una gara camomilla, una gara che non ha bisogno nemmeno di arrabbiature da parte dei 22 in campo, ed è meglio così, senza assistere a quelle continue battaglie, quei continui rimproveri da una parte e dall'altra per la giacchetta che viene proprio tirata per la giacchetta dall'uno e dall'altro. È così bello assistere ad un match giocato e non gridato o parlato. Lasciamoli giocare in questo modo, magari fosse sempre così, Domenico. Intanto io ho fatto l'ennesimo errore, cerco di capire che, ho cercato di vedere che non è Reale, perché Reale ancora sta giocando, ma è uscito Vitetta Francesco, il numero 4, sostituito quindi da Scipione. Non per fare gossip, ma mi sembra che due o tre giocatori di casa siano comodamente stesi sul divano o sul sofà e si stiano guardando la partita. Attenzione a questa azione d'attacco, palla che viene messa all'interno dell'area piccola del portiere del Bianco da Iamonte, ma non c'è nessuno che ne possa approfittare. Se posso dire, sto parlando proprio mentre il pubblico ancora ha capito, gli ultras, chiamiamoli così, hanno capito che la partita non la sta giocando bene il Borgo, chiama gli 11 in maglia gialla a mettere più impegno, per dirla in maniera lieve, soft. Ed è vero, io direi che più di 2-3 sono rimasti sul divano, per ora una bella metà di calciatori del Borgo non sembrano essersi impegnati più di tanto fino ad ora, non avranno fatto nemmeno il loro semplice compitino. Calcio di punizione quando siamo al 43esimo ormai per il Borgo. Mangiola vede direttamente dalla parte destra Iamonte, che viaggia e lancia in avanti verso Martino. Non può mai e poi mai arrivare Martino prima di Cotroneo, in effetti è così, si impossessa della sfera Cotroneo, la dà al Reale e da questi riparte il Bianco quando manca un minuto, due minuti. Queste sono partite che si possono sbloccare, secondo il nostro modesto avviso, solamente con un'azione individualità. Sì, si può essere, bisogna vedere se qualcuno riuscirà a tirare fuori dal cilindro il famoso coniglietto o la sorpresa, chiamiamola così, perché stando così l'incontro è veramente brutto. Ammonito, ecco la prima ammonizione, perché Manganaro ha toccato la palla con il braccio. La prima ammonizione arriva al 45esimo, sei stato un gufo. Diciamo che se l'è aggiustata col braccio, dai. Sì, nettamente aggiustata la palla con il braccio. L'arbitro dal regolamento ha ammonito Manganaro, può capitare. Comunque non è che Manganaro è stato l'impeto dell'azione a fargli fare questo intervento. È un peccato, perché fino ad ora non servivano ammonizioni, ma questo è il caso di darla. Maviglia, un pallone in alto, buono per un calciatore che vuole andare al tiro. Recupera comunque il pallone sull'out di sinistra, prova a tirare direttamente in porta Trimboli da fuori dall'area, la palla recuperata dalle Vec. Evque, poi Martino alla meglio su Trimboli, fallo laterale però in attacco per il Bianco. Sta finendo come era cominciato, cioè col Bianco all'attacco e con il Borgo in affannoso recupero. Bravissimo, sì, sono d'accordissimo su questo. Bianco in attacco senza poi strabiliare, perché vediamo che comunque ottiene una serie di out, una serie di falli laterali, per dirla all'inglese, ma nulla di che, non è che abbiano
mai impensierito più di tanto Falcone, tranne che quell'uscita di testa. Mi ripeto, questo incontro, questo primo tempo è stato davvero brutto, non dico inguardabile. Attenzione qui che salvano Martino e Sgro, stavano per fare la frittata, era pronto Maviglia, il rapace d'aria, a regalare una bella cosa negativa per loro. Volevi dire El Buitre, l'avvoltoio. El Buitre, sì, te lo ricordi, io pure lo ricordo, devo dire la verità, simpatizzo un po' per l'Inter, quindi era ai tempi di quando io ero ragazzino, El Buitre, quindi Butragueño mi aveva spesso fatto piangere. Emilio Butragueño. Sì, era davvero un ottimo giocatore, e quello era il calcio che a me piaceva, la poesia del calcio di un tempo. Oggi lo seguiamo, anche se non è più come il calcio di un tempo, quello in cui le squadre come Napoli, come Roma, come Lazio, la stessa Inter, la Sampdoria, ecco, il Verona, potevano vincere lo scudetto, e questo mi dispiace tantissimo per una serie di motivi che non certo citiamo qui durante questo incontro. Attenzione all'attacco di Manganà, Diamonte prova addirittura a fare un tiro cross, la palla sorvola di poco la traversa di Cotroneo, finisce il primo tempo, a te Domenico. C'è poco da dire, abbiamo detto tutto nel corso della partita, 0-0, vi ringraziamo per la cortese attenzione, la linea può tornare allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna, noi ci sentiamo fra un quarto d'ora circa per la telecronaca del secondo tempo.